Il tuo respiro si fa lento. Non hai forze. Qualcuno intorno a te. Tu sapevi qualcosa, ma a 19 anni non ci credi, non ci vuoi credere mai. Nenad Krstičić, 3 luglio 1990. Siamo nell'albergato dei fine anni 80, dove un cappotto di pelle distingueva chi comandava, con le armi, da chi subiva con dignità. Tra chi subiva, è lì che nacque il protagonista della nostra storia. Da un'umile famiglia, padre ex calciatore non di gran fortuna, madre casalinga. E un gran sogno nel cassetto, giocare per i colori della propria nazionale, la Serbia. Tenetelo a mente, perché poi accadrà. 1 settembre 2008, l'Italia chiama. È un sogno. In quei periodi era un po' più giusto lasciare quella Belgrado lì. Lui l'ha detto chiaramente ai parenti, che lì non ci torna. Che piuttosto, quando avrà abbastanza soldi, porta tutto in Italia. Che quella penisola a forma di stivale l'ha colpito subito e neanche lo sapeva che in futuro quell'Italia gli avrebbe dato un'ulteriore prova d'amore. Quell'amore che forse, solo qui, in questo paese, i milioni di ragazzi come Nenad riescono a trovare. Ma torniamo in campo. 2008. Nenad veste per la prima volta la maglia numero 55 della Sampdoria. È felice, fiero, spensierato e dannatamente sfortunato. Novembre 2009. Il suo ginocchio fa crack. Nenad se ne sta in quel letto d'ospedale, come se stesse pensando o avesse la sensazione che Dio, o chi per esso, con lui ancora non ha finito. E come in tutte le storie di sfortuna e di tenacia, i presentimenti, quelli negativi, si avverano sempre. Dicembre 2008. Nenad è impegnato ad odiare la sua convalescenza, ad odiare quella lontananza dal campo. Si è stancato di stare a letto, vuole giocare, anche con una gamba sola. All'improvviso, il silenzio. Un forte mal di testa. I medici accorrono subito. Un controllo di routine. Si spera, almeno. E invece no. I medici della Sampdoria gli diagnosticano un tumore aggressivo al cervello. Uno sta piangendo. Nenad capisce poco. Ma lui è uno di quelli educati alla paura. Quello Belgrado gliel'ha insegnato. Gli ha insegnato ad aver paura con consapevolezza. Gli ha insegnato ad aver paura, sì, ma sempre un po' meno di tutti gli altri. La sentenza dei medici è atroce. Non gli restano più di 48 ore di vita. Ma lui non lo sa. Comincia a perdere peso. Perde addirittura 20 kg durante quei due giorni. Ma chi l'ha visto lottare durante quei giorni non ha più smesso di amarlo. Sì, perché nessuno, con inconsapevole coraggio, con coraggio serbo, così lo voglio chiamare, avrebbe tenuto testa a tutto quello che stava accadendo nel suo corpo, nel suo cervello. Poche ore dopo, la situazione si fa gravissima. Tutti lì intorno hanno paura che Nenad lo stiano perdendo, che un giovane ragazzo possa morire senza sapere. In quel momento, un forte terremoto si scatena nelle anime di quei dottori che si avvicinano a Nenad e gli dicono la verità. Che gli è stato diagnosticato il linfoma di Burkitt. Nenad nemmeno risponde. Qualcosa l'aveva capito. Non perdi 20 kg in poche ore, se nel tuo corpo tutto funziona al modo giusto. Ma a lui non importa. Continua a lottare. E passano 24, 48, 72 ore. Ma non doveva morire. Nenad invece è lì a lottare. Essere serbo ed essere in Italia gli ha letteralmente salvato la vita. Nenad oggi è un giocatore della Sampdoria e non ha più nessun problema. Ma l'Italia e gli italiani gli rimarranno sicuramente nel cuore per ciò che gli hanno donato, per una speranza in più che hanno dato a questo giovane ragazzo che l'ha sicuramente meritato.